Tutte le figure simboli dell'Antico Testamento simboleggiavano i figli della divina volontà. Adamo, da un punto alto, precipitò su un punto più basso. Volume 21, 8 aprile del 27. Sera Luisa sta seguendo gli atti che il volere divino in tutta la creazione aveva fatto, come pure cercavo gli atti che aveva fatto nel primo padre Adamo, quanto in tutti quelli che aveva fatto in tutti i santi dell'Antico Testamento. Si parla di fare il giro negli atti della divina volontà fatte nelle figure dell'Antico Testamento. Quanto più in tutti quelli che aveva fatto in tutti. Certamente, voglio dire, da Abramo, Isacco, Giacobbe, le 12 tribù, Giuseppe, Mosè, Salomone, Samuele, eccetera, eccetera. Girando l'Antico Testamento, specialmente dove il supremo volere aveva fatto risaltare la sua potenza, la sua fortezza e la sua virtù vivificatrice. E mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, le più grandi figure dell'Antico Testamento, mentre erano figure ed ombravano il futuro Messia, racchiudevano insieme i doni, le figure, e simboleggiavano tutti i doni che avrebbero posseduto i figli del Fiat Supremo. Adamo fu la vera e perfetta immagine, quando fu creato, dei figli del mio regno. Abramo fu simbolo dei privilegi, dell'eroismo dei figli del mio volere. E come chiamai Abramo ad una terra promessa che scorreva latte e miele, facendolo padrone di quella terra, terra tanto feconda che era invidiabile e ambita da tutte le altre nazioni, era tutto simbolo di ciò che avrei fatto ai figli della mia volontà. Giacobbe fu un altro simbolo di essi, che scendendo da lui le 12 tribù di Israele, doveva nascere da mezzo a loro il futuro Redentore che doveva rannodare di nuovo il regno del Fiat Divino ai figli miei. Giuseppe fu simbolo del dominio che avrebbero tenuto i figli della mia volontà. E come questo non fece perire di fame tanti popoli ed anche i suoi ingrati fratelli, così i figli del Fiat Divino avranno il dominio e saranno causa di non far perire i popoli che chiederanno da loro il pane della mia volontà. Mosè era figura della potenza, Sansone simbolo della fortezza dei figli del mio volere, Davide simboleggiava il regnare di essi, tutti i profeti simboleggiavano le grazie, le comunicazioni, le intimità con Dio che più di loro avrebbero popolato tra i figli del Fiat Divino. Vedi, tutti questi non erano che simboli, figure di essi. Che sarà quando verranno fuori le vite di questi simboli? Poi un solo mi veniva in mente, è magnifico, proprio è bellissimo questo passo, e mi viene in mente come dice, come in questo momento ci viene presentata veramente la scrittura, qui in particolare l'Antico Testamento, ma così come Dio è uno e trino, le opere di Dio sono una e trina, creazione, redenzione, santificazione. Le scritture, quindi anche la parola di Dio è una e trina, perché si vede benissimo qui come l'Antico Testamento è uno e trino, trino, uno come parola di Dio, trino, perché sono in esso adombrate le tre opere della creazione, della redenzione e della santificazione. Non è vero che il Testamento dice una cosa, poi si va. Allora, già nel Testamento c'è il regno della divina volontà, nell'Antico Testamento, perché come le tre opere, la prima è la creazione, e quindi tutto nell'Antico Testamento si parla anche di storia, di questi sono personaggi storici che hanno mangiato, polvere, che hanno camminato nel deserto, che sono stati in contatto con la natura, che hanno lavorato il legno e fatto, obbedito ai comandi di Dio, siccome devono costruire il tempio, tutte queste cose qui. Quindi c'è la creazione, l'aspetto storico, fisico, carnale quasi,
La redenzione, dove ovviamente nell'Antico Testamento tutto viene fatto da Dio, dalla chiamata di Abramo, lui doveva preparare la manifestazione della sua volontà che doveva portare, scegliendo un popolo in tutto il mondo, quello degli israeliti, degli ebrei, doveva portare a portare tutti i segni all'umanità perché arrivasse il Messia. Quindi sono tutte prefigurazioni del Messia. Abramo chiama padre di Isacco, Isacco Giacobbe, Giacobbe che ha le 12 tribù, tra queste tribù viene scelta da Dio la tribù di Giuda, dove viene chiamato prima i giudici, viene chiamato il re Davide della tribù di Giuda e tutti i suoi discendenti, da quella tribù di Giuda fino a Giuseppe e a Gioacchino, perché Anna era della tribù di Levi, quindi dei sacerdoti, deve arrivare il re, il Messia. E quindi questo prefigura la redenzione, ma è anche trino, nel senso che nell'Antico Testamento si prefigurano, se non tutte insieme, ma in Adamo c'era tutte insieme, cioè i figli della divina volontà. Nell'Antico Testamento è chiaro che le diverse figure, ognuno dei personaggi attendono di essere riunificati, noi li dobbiamo sciogliere, squagliare e mettere tutti insieme e formano il figlio della divina volontà, in cui troviamo la potenza di Mosè, i miracoli di Mosè, il perdono e la carità di Giuseppe, la forza di Sansone, eccetera eccetera. E quindi c'è anche l'opera della santificazione, quindi la parola di Dio una e trina come Dio stesso. E l'Antico Testamento, come tutte le scritture, vanno letti a tre livelli: il livello della creazione, il livello della redenzione e il livello della santificazione. Dopo di tutti questi personaggi dell'Antico Testamento, venne la Celeste Signora, la Sovrana Imperatrice, l'Immacolata, non sapevo come chiamarla, Celeste Signora, Sovrana Imperatrice, l'Immacolata, la Senza Macchia, la mia madre, la madre mia. Essa non era simbolo né figura, ma la realtà, la vera vita, la prima figlia privilegiata della mia volontà. Ed io guardavo nella regina del cielo le generazioni dei figli del regno mio. Era la prima impareggiabile creatura che possedeva integra la vita del volere supremo, e perciò meritò di concepire il Verbo Eterno e maturare nel suo cuore materno la generazione dei figli dell'Eterno Fiat. Poi venne la mia stessa vita in cui veniva stabilito il regno che dovevano possedere questi figli fortunati. Da tutto ciò puoi comprendere che tutto ciò che Dio fece dal principio della creazione del mondo, che fa e che farà, il suo scopo principale è di formare il regno della sua volontà in mezzo alle creature. Queste sono tutte le nostre mire, questa è la nostra volontà, e da questi figli saranno dati tutti i nostri beni, le nostre prerogative, la nostra somiglianza. E se ti chiamo a seguire tutti gli atti che ha fatto la mia volontà, tanto nella creazione dell'universo quanto nelle generazioni delle creature, non escludendo né quelli che fece nella mia madre celeste né quelli che feci nella mia stessa vita, è per accentrare in te tutti gli atti suoi, fartene dono per poter far uscire da te tutti insieme i beni che può possedere una volontà divina, per poter formare con decoro, onore e gloria il regno dell'Eterno Fiat. Perciò sii attenta nel seguire la mia volontà. Stavo pensando tra me: come mai che col sottrarsi Adamo dalla volontà divina da tanta altezza precipitò tanto nel basso? E Gesù, muovendosi nel mio terno, mi ha detto: figlia mia, come nell'ordine naturale chi cade da un punto altissimo o perisce del tutto o rimane tanto sfracellato e deformato che gli riesce impossibile riacquistare il suo stato primiero di sanità, di bellezza, di altezza, rimarrà un povero storpiato, curvo e zoppo? E se questo è padre, uscirà da lui la generazione degli storpiati,
dei ciechi, dei gobbi, degli zoppi, così nell'ordine sovrannaturale. Adamo cadde da un punto altissimo. Lui era stato messo dal suo creatore ad un punto tanto alto che sorpassasse l'altezza del cielo, delle stelle, del sole. Col vivere nella mia volontà dimorava al di sopra di tutto, in Dio stesso. Vedi dunque da dove precipitò Adamo? Dall'altezza da dove cadde fu miracolo che non perì del tutto, ma se non perì, il colpo che ricevette nella caduta fu tanto forte che fu inevitabile non rimanere storpiato, sfracellato e deformato nella sua rara bellezza. Lui restò fracassato in tutti i beni, indolenzito nell'operare, intontito nell'intelletto. Una febbre continua lo debilitava, che affievolendoli tutte le virtù non sentiva più forza e ne sapeva più dominarsi. Il più bel carattere dell'uomo, il dominio di se stesso, era svanito e sottentravano le passioni a tiranneggiarlo, a renderlo inquieto e mesto. E siccome era padre e capo delle generazioni, venne fuori la famiglia degli storpi. Il non fare la mia volontà si credono che sia cosa da nulla, invece è la rovina totale della creatura. E quanti atti in più di volontà propria commette, tante volte accresce i suoi mali, la sua rovina, e si scava l'abisso più profondo dove precipitare. Onde pensavo tra me, se Adamo, che per una sola volta si sottrasse dalla divina volontà, cadde così in basso e cambiò la sua fortuna in miseria, la sua felicità in amarezza, chi sarà di noi che tante, tante volte ci sottraiamo da questa adorabile volontà? Mentre ciò pensavo, il mio amato e unico bene ha soggiunto: figlia mia, Adamo cadde tanto nel basso perché si sottrasse ad una volontà espressa del suo creatore. Si sottrasse ad una volontà espressa del suo creatore, in cui veniva racchiusa in essa la prova per provarlo nella sua fedeltà verso colui che gli aveva dato la vita e tutti i beni che possedeva. Molto più che ciò che Dio richiedeva da lui, ai tanti beni che gratuitamente gli aveva dato, che si privasse di tanti frutti che gli aveva dato, di un solo frutto per amore di colui che tutto gli aveva dato. E in questo piccolo sacrificio che Dio voleva da lui, gli aveva fatto conoscere che non era altro che voleva essere sicuro del suo amore e della sua fedeltà. Quindi gli aveva fatto conoscere che non era altro che, era una prova, fatto conoscere che non era altro che voleva essere sicuro del suo amore e della sua fedeltà. Adamo avrebbe dovuto sentirsi onorato che il suo creatore voleva essere sicuro dell'amore della sua creatura. Si crederebbe impossibile che la colpa di colui che lo tirò e persuase a cadere non fu di un essere superiore a lui, ma di un vile serpente, suo capitale nemico. La sua caduta, però, questo era un diavolo, un serpente che però era di natura superiore, no? Anche se non era figlio di Dio. Era l'angelo decaduto. La sua caduta portò più gravi conseguenze perché era il capo di tutte le generazioni. Quindi tutte le membra, come con naturale, dovevano sentire gli effetti del male del loro capo. Vedi dunque che quando una mia volontà è espressa, voluta e comandata, il peccato è più grave e le conseguenze sono irrimediabili. E solo la mia stessa volontà divina può riparare ad un tanto male, come successe ad Adamo. Invece quando non è espressa, sebbene la creatura è il dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato, se dentro del suo atto c'entra un bene e la pura gloria mia, però se non è espressa non è così grave il male ed è più facile trovare rimedio. E questo lo faccio a ciascuna creatura per provare la loro fedeltà ed anche per mettere al sicuro l'amore che dicono di volermi.
lui, Adamo, avrebbe dovuto sentirsi onorato, e per di più si accrebbe, insomma, la colpa, perché si è fatto fesso da un serpente, non da uno superiore a lui, perché nella divina volontà la natura angelica non è superiore a quella umana, è inferiore a quella umana. Anzi, capito? Ecco perché è sorso. Se quello di dire. Sì, poi te lo inferiore. Quindi dovrebbe essere, si accrebbe la colpa perché certo. Colui che lo tiene. Esatto, è inferiore come natura, era un essere superiore giusto. A lui, ma un vile serpente. Sì. Sì, perché la natura dell'uomo nella divina volontà è superiore alla natura angelica, e tanto più alla natura angelica caduta, decaduta, cioè alla natura diabolica, cioè, e quindi si accrebbe la colpa, perché quello da cui si è fatto fare fesso era un vile serpente. È superiore per il verbo? La natura umana è superiore a quella angelica? Per il verbo incarnato? Certamente, perché come dice Gesù, nello stato di grazia, la natura umana è superiore a quella angelica, perché proprio il verbo di Dio si è incarnato nella natura umana, e quindi quando la materia, la natura umana è nella grazia, non è nient'altro inferiore a una natura completamente spirituale, ma anzi è più bella, è più completa, perché Dio ha deciso di entrare ad extra nella sua creazione, in una natura dove c'è trasmissione, come abbiamo visto l'altra volta, di umano e di divino, di materiale e di spirituale. E quindi siete dei figli del Dio vivente, dice il Salmo numero 8. Sì, però pure se la natura umana è superiore a quella angelica, ecco... La natura del demonio, diciamo, è talmente più furba che c'ha più potere su di noi, perché è capace di tentarci, e noi siamo deboli, magari non ci facciamo tentare, quindi siamo pure superiori come natura, però siamo più deboli. Deboli perché? No, aspetta, no, la natura umana nello stato di grazia è ancor più nello stato della divina volontà, ma la natura umana decaduta, appesantita dal peccato originale e quindi indebolita, è chiaro che si rende inferiore, però nello stato di grazia, dove non è attaccata, non è attaccabile dal nemico, perché è più furba, come dice Gesù, i miei figli potranno pure schiacciare con le mani i serpenti e gli scorpioni, non gli fanno niente. E quindi la natura umana in stato di grazia e a maggior ragione nella divina volontà è natura superiore a quella angelica. Sì, sì. Non sapete che in effetti Satana non c'è stato, praticamente si è ribellato proprio perché in previsione di questo saremmo stati figli della divina volontà, che saremmo stati superiori al Gesù, è vero che si è incarnato in natura umana. E basta, perché Gesù si è incarnato e ci ha portato e ci porterà una... E vedete come ci troviamo questi retaggi, no? della Chiesa, sì. Dove anch'io mi ricordo, non lo so, qualche volta ho sentito che gli angeli sono superiori, non è vero proprio niente, si parla di questi angeli, cioè voglio dire, gli angeli sono servitori della volontà di Dio, operante sia in Dio che nella creatura, quindi alla luce della verità del vivere e del non volere, della corretta conoscenza, è incorretto questo insegnamento che spesse volte viene dato della natura angelica che è superiore, non lo dicono neanche le scritture. Però dice il Vangelo, non sapete che noi genereremo gli angeli? Non sapete, questa cosa supereremo gli angeli, giudicheremo gli angeli, mi piace la parola, soltanto una certamente parola. È chiaro che la natura umana con il fardello del peccato originale non soltanto è inferiore alla natura angelica, ma è inferiore pure alle pietre, sì, sì. E quindi va a cadere va al punto più basso. Il peccato purtroppo l'ha fatta da padrone e ci ha reso inferiore, logico. Certo, però la natura umana nel peccato è inferiore pure alle rocce. Certo. Riprende il pensiero, vedi dunque che quando la mia volontà è espressa, voluta e comandata, il peccato è più grave e le conseguenze sono irrimediabili. E solo la mia stessa volontà divina può riparare un tanto male, come è successo ad Adamo. Invece, quando non è espressa, sebbene la creatura è in dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato,
se dentro del suo atto c'entra un bene e la pura gloria mia, però se non è espressa non è così grave il male ed è più facile trovare rimedio. E questo lo faccio a ciascuna creatura per provare la loro fedeltà ed anche per mettere al sicuro l'amore che dicono di volermi. Chi è che non vuole essere sicuro d'un podere che acquista, tanto che giungono a fare la scrittura? Chi è che non vuole essere sicuro della fedeltà di un amico, della lealtà vera ad un servo? Onde per essere sicuro faccio conoscere che voglio i piccoli sacrifici, i quali le porteranno tutti i beni, la santità, e realizzeremo lo scopo per cui gli uomini furono creati. Invece, se saranno restii, tutto sarà sconvolto in loro e tutti i mali le piomberanno addosso. Però il non fare la mia volontà è sempre un male, più o meno male, secondo la conoscenza che di essa si possiede. Secondo la conoscenza, certo, secondo la conoscenza, della conoscenza. Cioè, quindi queste scritture, chi pensa alla di una volontà espressa è più grave, se no è meno grave. Sì, c'era una cosa sola che da quello che avevamo letto prima mi era venuta in mente l'immagine immediata che nel momento in cui Adamo pecca, Dio compie un'azione immediata a doppio, cioè in quell'istante ritira il dono della divina volontà, cioè non lo fa distruggere, è come se lo ritirasse in se stesso, promettendolo, riservando poi di darlo alle future generazioni, e lo rimette nel tempo, ovviamente con Maria Santissima, col suo Immacolato Concepimento, per esempio, e allo stesso tempo promette la redenzione. Quindi è bello pensare che Dio, noi perdiamo tempo nelle nostre cose, Dio no, nel momento in cui c'è stato il peccato, Dio in un nanosecondo, in un flash, ha ritirato in sé quella promessa, quella di progenie pura, il dono della divina volontà in Adamo, quindi lo ritira da lui questa luce, e allo stesso tempo promette la redenzione. Quindi è come se deve fare uno scambio, dice: adesso io ti devo dare la redenzione prima, altrimenti tu non puoi riavere il dono della divina volontà. E poi questo dono della divina volontà come promessa si trasmette proprio di generazione in generazione, da Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Aronne, eccetera eccetera, come benedizione. La benedizione, questo l'abbiamo già visto, no? Nell'Antico Testamento, che passava da padre e figlio e che poi è arrivata alla tribù di Giuda e ai suoi discendenti, era proprio quella promessa di redenzione completa, quella promessa di una progenie pura e immacolata. Quindi la benedizione, il dono della divina volontà, che quasi come una sfera di luce Dio ritira con una falce da Adamo, la rimette nella umanità in Maria Santissima. E quindi la fa arrivare a Maria Santissima tramite tutte le benedizioni che da Abramo e i suoi discendenti arrivano da padre in figlio fino ad arrivare a Giuseppe, che era di stirpe regale. Ma quando facevano questa benedizione nell'Antico Testamento del padre in figlio, era la primogenitura, veniva fatto al primogenito? Sì. Ah, sì, ecco, primogenitura. Però non sempre avveniva che la primogenitura, sì, quella era una cosa grave, perché diciamo era il dono della divina volontà che si era venuto. In questa benedizione si nascondeva il compimento della, diciamo, della perfetta promessa della redenzione. Però abbiamo visto come a volte pure quelle benedizioni hanno, non so se era primogenitura, ma hanno subito qualche trucco. Per esempio nel caso di Esaù e Giacobbe, mentre il primogenito era Esaù, la mamma fece quel trucco e fece vestire Giacobbe con le pelli, che sembrava peloso come il padre, perché Isacco era cieco, e quindi per sbaglio Isacco, cioè per sbaglio, ha dato la benedizione a Giacobbe invece a Esaù. Però dopo che gliel'ha data, poi dopo che se n'è accorto, non l'ha proprio più potuta ritirare, ormai era data. Quindi è come un passaggio solenne. Sì, però era chiaro che quello lì era degno di fare, poi ci sono momenti di sviluppi nel eccetera. No? Invece magari Saul forse non sarebbe stato capace. Certamente, infatti Saul era un tipo che amava la caccia e amava le cose, invece Giacobbe era un tipo più ritirato. Per questo il Signore
ha permesso, diciamo che venne fatto questo trucchetto, questo cambio, proprio per una questione di merito. Tant'è vero che poi una volta data la benedizione non si può più ritirare, non è che il padre può cambiare idea, dice no, tu hai fatto il cattivo, no, adesso glielo do a tuo fratello. Una volta che la dai è un atto solenne, irripetibile e irreversibile. Ma lì però c'era sempre la volontà del cielo, perché se no c'era la c'era sempre la ancora lo danno. Ma certamente. Ancora le ebrei danno questa solenne benedizione? Si aspettano il Messia, evidentemente sì. Ma è bello anche che i genitori vedono i figli e viceversa. Noi nel gruppo carismatico ci dicevano, noi non vedi i figli facciano venire a noi, la missione reciproca, perché è bellissimo, c'è la pace interiore, c'è la gioia, no? Sì, però la benedizione dell'Antico Testamento andava come? Proprio promessa del Redentore, quindi andava proprio come dire di padre in figlio per tramandare la realizzazione della venuta del Messia. E quindi, è come dire passare la palla, passare lo scettro. Volume 16, febbraio 28, 1924. Gesù Cristo chiarisce: come l'uomo si sottrasse dalla volontà suprema, respinse tutti questi doni, ma la divinità non se li ritirò in se stessa, ma li lasciò sospesi nella sua volontà, aspettando che la volontà umana si vincolasse con la sua ed entrasse nel primo ordine da lei creato. Volume 16, 28 febbraio 1924. Ripete: come la divinità decretò la creazione, mise fuori di sé tutto ciò che doveva dare alla creatura, i doni, le grazie, le carezze, i baci, l'amore che doveva manifestarle. Come uscì fuori il sole, le stelle, l'azzurro cielo e tutto il resto, così uscì fuori tutti i doni con cui doveva arricchire le anime. Ora, come l'uomo si sottrò dalla volontà suprema, rispinse tutti questi doni, ma la divinità non se li ritirò in se stessa, ma li lasciò sospesi nella sua volontà, aspettando che la volontà umana si vincolasse con la sua ed entrasse nel primo ordine da lei creato, per mettere in corrente con l'umana natura i doni da lei stabiliti. Sicché stanno sospesi nella mia volontà tutte le finezze d'amore, i baci, le carezze, i doni, le comunicazioni ed i miei trastulli innocenti che dovevo seguire con Adamo se non avesse peccato. La mia volontà vuole sgravarsi di questi cumuli di beni che aveva stabilito di dare alle creature. E perciò voglio stabilire la legge del vivere nel mio volere per mettere in vigore tra creatore e creatura tutti questi beni sospesi. Mi interessa tanto questo riordinamento dell'umana volontà che la divina, con la divina, e che del tutto vive in essa, che fino a tanto che ciò non ottengo, mi sento come se la creazione non avesse il mio scopo primario. Del resto, io creai la creazione non perché ne avessi bisogno. Ero più che sufficientemente felice per me stesso. E se la creai, fu solo che i tanti beni che contenevamo in noi stessi, volevamo un divertimento all'esterno di noi. Perciò il tutto fu creato e dentro d'un intenso sfogo del più puro amore nostro mettemmo fuori dal nostro alito onnipotente questa creatura per poterci trastullare con lei e lei felicitarsi con noi e con tutte le cose da noi create per amore suo. Che splendido, papà, che vuole il figlio, lo vuole. Ora, non fu distruggere il nostro scopo, che chi doveva servire solo per farci gioire e scherzare insieme, col sottrarsi dalla nostra volontà ci servì d'amarezze, e allontanandosi da noi, invece di trastullarsi con noi, si trastullò con le cose da noi create, con le sue stesse passioni, e da noi ci mise da parte. Non fu questo un capovolgere lo scopo di tutta la creazione? Vedi dunque come è necessario che ci
rifacciamo dei nostri diritti, che la creatura ritorni nel nostro seno per ricominciare i nostri trastulli. Ma deve ritornare dove l'uomo fece incominciare il nostro dolore e vincolarsi con nodo indissolubile con la nostra eterna volontà. Deve smettere la sua per vivere della nostra. Perciò sto lavorando nell'anima. Volume 29, maggio 19, 1931. Stavo continuando i miei atti nel volere divino ed unendomi ai suoi atti che fece nella creazione per dargli l'omaggio, l'amore, l'adorazione per ciascuna cosa creata per amore delle creature. La mia povera mente si è portata nell'Eden, nell'atto della caduta dell'uomo, e consideravo come il serpe infernale con la sua astuzia e bugia indusse Eva a sottrarsi dalla volontà del suo creatore, ed Eva coi suoi modi lusinghieri indusse Adamo a cadere nello stesso peccato. Ora, mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù mi ha detto: figlia mia, il mio amore non si estinse per la caduta dell'uomo, ma si riaccese di più. E sebbene la mia giustizia giustamente lo punì e lo condannò, il mio amore, baciando la mia giustizia, senza trapporre tempo in mezzo, promise il futuro redentore. Bellissimo. E disse al serpe ingannatore con l'impero della mia potenza: tu te ne sei servito ad una donna per strapparmi l'uomo dalla mia volontà divina, ed io, per mezzo di un'altra donna, che terrà il suo potere e la potenza del mio fiat, abbatterò il tuo orgoglio e col suo piede immacolato ti schiaccerà la testa. Volume 16, dicembre 8-23, Gesù confida Luisa che Maria Santissima ricevette il germe del fiat voluntas tua come in cielo così in terra, che la nobilitò, la restituì al suo principio quale fu da noi creato l'uomo prima che peccasse. Voglio far conoscere l'immacolato concepimento della Vergine concepita senza peccato. Tutto ciò che io, Verbo Eterno, dovevo fare nella mia assunta umanità formava un solo atto con quell'atto solo che contiene la mia divinità. Sicché prima che questa nobile creatura fosse concepita, tutto esisteva di ciò che doveva fare sulla terra il Verbo Eterno. Onde nell'atto che questa Vergine fu concepita, si schierarono intorno al suo concepimento tutti i miei meriti, le mie pene, il mio sangue, tutto ciò che conteneva la vita di un uomo e Dio. E restò concepita negli interminabili abissi dei miei meriti, del mio sangue divino, del mare immenso delle mie pene. In virtù di essi restò immacolata, bella e pura. Al nemico sbarrato il passo dagli incalcolabili meriti miei, e non potette recarle nessun documento. Ma se per esso sì, era giusto che chi doveva concepire il figlio d'un Dio doveva essere prima lei concepita nelle opere di questo Dio, per poter tenere virtù di concepire quel Verbo che doveva venire a redimere il genere umano. Sicché lei prima restò concepita in me, ed io restai concepito in lei. Oh, la bellezza di questa tenera piccina! Era un prodigio della grazia, un portento della nostra divinità. Crebbe come figlia nostra, fu il nostro decoro, la nostra allegrezza, l'onore e la gloria nostra. Luisa continua: pensavo nella mia mente, è vero che la mia regina mamma fu concepita negli interminabili meriti del mio Gesù, ma il sangue, il corpo furono concepiti nel seno di Sant'Anna, la quale non era esente dalla macchia d'origine. Dunque, come può essere che nulla ereditò dai tanti mali che tutti abbiamo ereditato dal peccato del nostro primo padre Adamo? E Gesù: figlia mia, tu non hai capito ancora che tutto il male sta nella volontà. La volontà travolse l'uomo, cioè la sua natura, non la natura travolse la volontà dell'uomo. Sicché la natura restò al suo posto, quale fu da me creata, nulla cambiò. Fu la sua volontà che si cambiò, si mise niente meno contro una volontà divina, e questa volontà ribelle travolse la sua natura, la debilitò,
la contaminò e la rese schiava di vilissime passioni. Alla mia mamma l'essere concepita in una creatura della razza umana non le recò nessun documento, perché la sua anima era immune da ogni colpa. Tra la sua volontà e quella del suo Dio non c'era divisione. Le correnti divine non trovavano intoppo né opposizione per riversarsi su di lei. In ogni istante stava sotto la pioggia dirotta di nuove grazie. Onde con questa volontà e quest'anima tutta santa, tutta pura, tutta bella, il recipiente del suo corpo che prese dalla sua madre restò profumato, riabilitato, ordinato, divinizzato, in modo da restare esente anche da tutti i mali naturali di cui è invasa l'umana natura. Ma fu proprio lei che ricevette il germe del fiat voluntas tua come in cielo così in terra, che la nobilitò e la restituì al suo principio quale fu da noi creato l'uomo prima che peccasse. Anzi, lo sorpassò, l'abbellì di più ancora ai continui flussi di quel fiat che ha solo virtù di riprodurre immagini tutte simili a colui che le ha create. E in virtù di questa volontà divina che agiva in lei, si può dire che ciò che Dio è per natura, lei è per grazia. In virtù di questa volontà divina che agiva in lei, si può dire che ciò che Dio è per natura, lei è per grazia. La nostra volontà tutto può fare, dovunque giungere, quando l'anima ci dà libertà di agire e non interrompe con la sua volontà umana il nostro operato. Grazie Gesù. Grazie mamma santa. Sì. Oh no, possiamo chiudere con questa nota con cui Gesù dice che, ecco, Maria superò anche il vero stato di origine. E all'inizio del volume 14 Gesù dice la stessa cosa: con la redenzione con cui l'uomo venne abbellito dalle piaghe, dai diademi dell'umanità sofferente di Cristo, la creatura supera addirittura lo stato di origine, lo stato della bellezza di Adamo. Per cui diciamo al nostro Dio che addirittura vuole restaurare lo stato di origine, ma ci vuole fare ancora più belli di come fece uscire Adamo dalle sue mani creatrici. Per questo, per tutto questo giorno, diamo un atto di ringraziamento, di lode e di gloria, e grazie per il cenacolo. Fiat. Luisa, nel volume 24, 20 maggio del 28, scrive: stavo impensierita per una circolare giuntami per la casa della Divina Volontà, tanto voluta dal venerato padre di Francia e tanto da lui sospirata, che non ebbe la consolazione di vedere compiuta e aperta allo scopo da lui voluto. Ed ora finalmente, da ciò che diceva la circolare, spuntava il giorno forse prossimo dell'effettuarsi di essa. Che giorno era? 20 maggio. È stata... Fino al 38, 10 anni è stata lì. Adesso la circolare gliela mandano a maggio e le dicono: tieniti pronta Luisa che ti devi trasferire. E lei si dice: oh mamma mia, mamma, devo andare. C'è arrivata sta circolare e comunque si è fatta la volontà di Dio, perché devo comunque, diciamo, anche dopo la sua morte accontentare il padre di Francia, che lui ha fatto costruire sto convento proprio accorato, proprio perché io dovevo vivere tra le sue figlie del divino zelo. E quindi si preparava poi a fare questo trasferimento, che sarebbe trasferito poi effettuato poi ottobre, mi pare, 7 ottobre, giorno della Madonna del Rosario, 7 ottobre, brava, sì. E il 7 ottobre, 10 anni dopo, è uscita. È il 28, sì, sì. Ed ora finalmente, da ciò che diceva la circolare, spuntava il giorno forse prossimo di effettuarsi di essa. Ora io pensavo tra me: sarà proprio vero che la volontà di Dio, che è volontà di Dio che io vi andassi? E i componenti di questa casa saranno esse le vere piccole figlie della Divina Volontà? Saranno esse il principio dell'inizio di quell'era divina del regno del Fiat Supremo sulla terra? Ma mentre ciò pensavo, e altro, mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, ogni detto
opera e sacrificio che si fa nella mia volontà e per ottenere il regno divino, con lo scopo sempre, no? L'intenzione di Gesù, sempre, negli atti di Gesù l'intenzione era sempre chiedere il regno del Fiat sulla terra, gloria del Padre, la santificazione dell'anima, la richiesta del regno del Fiat. Ogni detto, opera e sacrificio che si fa nella mia volontà per ottenere il regno divino sono tanti messaggeri che si spediscono per la patria celeste, i quali portano la circolare divina e la fanno girare a tutti i santi, agli angeli, alla sovrana regina e allo stesso creatore, dando a ciascuno l'impegno di preparare le diverse cose che ci vogliono per un regno sì santo, affinché tutto sia fatto con decoro, con decenza e con nobiltà divina. Onde tutti gli abitatori della patria divina, con questa circolare celeste nelle loro mani, si mettono tutti all'opera di soddisfare al loro compito, di preparare ciascuna cosa a loro imposta. Sicché la circolare della terra fa il suo eco alla circolare celeste, e cielo e terra si muovono, si occupano per il solo scopo del regno della mia volontà divina. La terra per tutto ciò che necessita nell'ordine naturale, la corte celeste per tutto ciò che riguarda nell'ordine soprannaturale. Pare che cielo e terra si danno la mano e fanno a gara a chi più faccia più presto a preparare un regno sì santo. Se tu sapessi che valore tiene un atto fatto nella mia volontà, come sa muovere cielo e terra, come si sa aprire la via ovunque, si mette in comunicazione con tutti ed ottiene tutto ciò che non si è ottenuto per tutti gli atti insieme e per tanti secoli. Atti umani, non di più. Sono non un sole, ma tanti soli per quanti atti si fanno, che formano il giorno fulgido e smagliante del regno della mia volontà sulla terra. Gli atti fatti in essa, nella divina volontà, sono spinte all'ente supremo, sono calamite che lo attirano, sono dolci catene che lo legano, sono rapimento in cui la creatura tiene la forza di formare l'estasi al suo creatore. L'atto di volontà divina crea l'estasi al creatore, il quale, rapito come in dolce sonno dall'estasi che gli ha formato la sua amata creatura, concede ciò che voleva dare da tanti secoli, ma non trovava colei che, stasiandolo con la sua stessa forza divina, si rendeva rapitrice del regno della sua volontà divina. Come la creatura si muove nel mio fiat e forma il suo atto, così Dio si sente rapire e nel suo dolce sopore si sente disarmato e vinto, e la creatura resta la vincitrice del suo creatore. Con questi preparativi succede come uno sposo che, dovendo fare il suo sposalizio, si prepara l'abitazione, la stanza da letto, tutti gli oggetti che ci vogliono per fare che nulla gli manchi. Poi si passa alle vesti dello sposalizio, si fanno gli inviti. Tutto ciò fa decidere lo sposo di compiere ciò che lui stesso voleva. Ma se nulla si prepara, lo sposo prende tempo e mai si decide. E lui stesso si sente impacciato e dice fra sé: devo sposare e non ho l'abitazione, non ho il letto dove dormire, non ho le vesti per comparire da sposo. Che figura devo fare? E di necessità si toglie qualunque pensiero di fare lo sposo. Così questi preparativi, gli atti fatti nella mia volontà, le circolari, sono spinte a muovere il mio volere che venga a regnare in mezzo alle creature. E le mie conoscenze, 36 volumi, sono come lo sposo che viene a sposare le creature coi nuovi vincoli, come uscita dalle nostre mani creatrici. Gesù prosegue: tutto è stabilito dall'ente supremo, preghiere, atti, pene, sospiri che deve fare la creatura per ottenere ciò che noi stessi vogliamo darle ed essa sospira di ricevere. Sicché se questi atti non vengono compiti, non spunta da noi il sospirato sole in mezzo alla lunga notte dell'umana volontà,
per formare il giorno del regno del Fiat Divino. Perciò molte volte succede che si fanno tanti atti e preghiere e nulla si ottiene. Poi, per un altro piccolo sospiro e preghiera, si ottiene ciò che tanto si sospirava. Forse è stato l'ultimo atto che ha ottenuto il rescritto della grazia. Ah, no, è stata la continuazione di tutti gli atti e preghiere. E se si vede che si ottiene con quell'ultimo atto, è perché ci voleva al numero di da noi stabilito. Onde, se tu vuoi ricevere il regno del volere divino, non ti arrestare, altrimenti, mancando la lunga catena degli atti che giunge fino al trono di Dio, non otterrai ciò che tu vuoi e noi vogliamo dare. Chiaro come il sole. Gli atti sono come le ore che formano il giorno o la notte. Ogni ora tiene il suo posto. Alcune ore formano la sera, altre la notte finta, altre ore l'alba, altre lo spuntare del sole, altre il pieno giorno. E se è l'ora di mezzanotte, indarno vuole vedere che spunta il sole. È necessario che venga l'alba almeno per vagheggiare il vicino giorno, per vedere la maestà del sole che col suo impero di luce fuga le tenebre. E mettendo termine alla notte, imperla e fa risorgere tutta la natura nella sua luce e nel suo calore, plasmando tutto coi suoi benefici effetti. Ora è forse l'alba che tiene tutto l'onore di far rispuntare il sole? Ah, no, essa è stata l'ultima ora, ma se le altre ore non l'avevano preceduta, mai poteva dire l'alba: io sono colei che chiama il giorno. Così sono gli atti, le preghiere, per ottenere che spunta il giorno del regno della mia volontà divina. Sono come tante ore ed ognuna tiene il suo posto d'onore e si danno la mano fra loro e chiamano il fulgido sole del mio volere divino. L'ultimo atto può essere come l'alba e se questo non si fa, mancherà l'alba ed è inutile aspettare che presto sorge il suo giorno di luce sulla terra, che plasmando e riscaldando tutto farà sentire più che sole i suoi benefici effetti, il suo regime divino, regime di luce, di amore e di santità. Così successe nella redenzione. Per tanti secoli la redenzione non venne perché i patriarchi e i profeti si trovavano coi loro atti come nelle ore notturne e da lontano sospiravano il giorno. Come venne la Vergine Regina, formò l'alba ed abbracciando insieme tutte le ore notturne fece spuntare il giorno del Verbo sulla terra. La redenzione venne compita. Perciò non ti arrestare. È tanto necessaria la serie degli atti che passa pericolo che se tutti non vengono compiuti non si ottiene il bene desiderato. Chi è che ha detto chiaro come il sole prima? Io. La cosa che, come diciamo, no, ogni cosa che troviamo in più arricchisce i nostri atti. Adesso l'atto che ci fa vedere Gesù utilizzando sempre il suo linguaggio celeste è quello proprio della circolare. Allora, preso a spunto questa lettera che Luisa chiama la circolare, no? Gli arriva, no, una circolare, che forse la differenza tra la circolare e la lettera è che la lettera è messa in busta, magari chiusa, cioè la circolare invece è piegata, così la fanno circolare. Allora dice che dal cielo alla terra partono le loro circolari, quindi è volontà di Dio che Luisa si trasferisse in quella casa, perché finalmente, così come Gesù era stato lontano nel deserto 40 anni, così Luisa dopo 40 anni doveva tornare a stare vicino alla custodia del tabernacolo, no? E quindi aveva questo ritornare vicino e stare vicino alla cappellina di Gesù sacramentato, aveva anche questo compimento di questo altro atto, di questo altro passo della vita di Luisa che imitava, ripeteva la vita di Gesù. Però oltre a queste circolari
re, che sono i passi materiali, diceva, Luisa si trasferisce, poi così e poi là. Dice, no, ci sono anche le circolari celesti che vanno dagli angeli ai santi e se le passano tra di loro, dice, guarda, dobbiamo andare, Luisa sta chiamando tutta la creazione. Passa questa circolare in un istante e tutti quanti si fiondano nella creazione per fare eco agli atti di Luisa nella creazione. Poi Luisa passa nei mari di Maria Santissima, arriva a quest'altra circolare celeste, vum, tutti si fiondano perché il cielo riceva la gloria, l'onore, la beatitudine, la gioia di questi nuovi atti di volontà divina conquistante che si stanno facendo sulla terra. E quindi questa circolare celeste circola in cielo non soltanto per partecipare agli atti di divina volontà, ma anche per andare in soccorso, per andare ad ispirare le anime. Magari alcune anime avevano comprato il libro della Vergine Maria, vai lì, santi protettori che fiondano su queste anime, certo, di instillare in loro quel desiderio di prendere quel libretto e intercedono e cercano di aiutare, di dare grazia, di dare forza a Luisa quando lei è stanca, non ce la fa più nella pena della privazione. Quindi è bello vedere come la terra compie il suo lavoro nello spazio e nel tempo, dove c'è anche la materia, lo sforzo, il sudore, il dolore, e il cielo compie il suo lavoro con queste circolari celesti di partecipazione, di gloria, di supporto, di preghiera, di lode, di comunione dei santi. E quindi la circolare celeste e la circolare terrena si uniscono, come pure la comunione dei santi si unisce tra il cielo e terra e la divina volontà. Questa nuova verità che abbiamo letto in questo passo insieme a tante altre, ecco, mi arricchisce gli atti, e quindi quando inizio a pensare a chiamare la volontà nei miei atti, a immaginare questa circolare che va in giro e tutti quanti si fiondano e tutti leggono questa circolare, vi mettono del loro e partecipano all'atto della divina volontà, ora come gloria, ora come supporto, ora come preghiera, come supplica, come riparazione. Ecco, tutti gli angeli e i santi e tutto il cielo viene tenuto al corrente di quello che fa la divina volontà dalla circolare divina, e quindi tutti vi partecipano e nessuno vorrebbe mai sottrarvisi per qualunque ragione in cielo e in terra. Ecco, questa bellissima verità ci riempie della gioia della comunione tra cielo e terra. Perché Adamo cadde così in basso dopo il peccato? Volume 21, marzo 26, 1927. Sì, Luisa, pensavo tra me, come mai Adamo da un punto così alto, quando fu creato da Dio, cadde così in basso dopo il peccato? Il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, nella creazione una fu la volontà che uscì in campo nel creare tutte le cose, e con diritto a questa sola spettava il dominio, il regime e lo svolgimento della sua stessa vita in ciascuna cosa ed essere da essa creati. Ora, l'uomo col sottrarsi dalla nostra volontà non fu più una la volontà che regnava sulla terra, ma due. E siccome l'umana era inferiore alla divina, si svuotò di tutti i beni di questo Fiat Supremo. E l'uomo, facendo la sua volontà, tolse il posto alla volontà divina. E questo fu il più grande dei dolori, molto più che questa volontà umana era uscita ed era stata creata dalla divina volontà, perché tutto fosse proprietà sua, dominio suo. Ora l'uomo, col sottrarsi dalla nostra, si rese reo di rubare i diritti divini, e facendo la sua volontà, nulla più gli apparteneva delle cose create da questo Fiat, sicché doveva trovare un luogo dove non si stendeva la nostra opera creatrice. Ma ciò era anche impossibile, questo luogo non si trova. E mentre non era con la nostra volontà, prendeva delle cose sue per vivere. Se ne serviva del sole, dell'acqua, dei frutti della terra, di tutto, e questo erano
tutti i furti che ci faceva. Sicché l'uomo, col non fare la nostra volontà, si rese il ladroncello di tutti i nostri beni. Come fu doloroso vedere che la creazione doveva servire a tanti disertori, a tanti che non appartenevano al Fiat divino. E quante creature dovevano venire alla luce e non dovevano vivere nel regno nostro e farsi dominare dalla nostra volontà. Tanti posti essa perdeva sulla terra. Successe come in una famiglia, che invece di comandare e dominare il padre, comandano e dominano tutti i figli, i quali neppure sono d'accordo tra loro. Chi comanda una cosa e chi un'altra. Qual è il dolore di questo povero padre nel vedersi tolto il dominio dei figli e la confusione e il disordine di questa famiglia? Molto più fu doloroso per il mio Fiat Supremo, che l'opera delle sue stesse mani creatrici ne toglieva il dominio alla divina volontà e facendo la sua volontà si metteva contro la mia, togliendole il diritto di regnare. Figlia mia, il non fare la mia volontà è il male che racchiude tutti i mali ed è il crollo di tutti i beni e distruzione di felicità, d'ordine, di pace, è la grande perdita del mio regno divino. Quindi per questo dal punto più alto si scende nel punto più basso. Non ci si ferma proprio a metà strada, perché dove non c'è volontà divina è proprio la fonte di tutti i beni, diventa la causa di tutti i mali, paradossalmente. Questa è la definizione dell'inferno. L'inferno è per i dannati la volontà divina conosciuta ma rifiutata, e quindi quello che per i beati è la visione beatifica, la gioia di tutte le gioie, l'estasi più grande, per i dannati la stessa cosa, la volontà divina, all'inferno. Quindi si passa dal punto più alto al punto più basso. Se poi pensiamo che il dono della divina volontà, questo dono soprannaturale, portava come con sé, come corollario, diciamo, il pacchetto del dono, comprendeva per Adamo i quattro doni preternaturali, cioè la immortalità, che la perse, quindi divenne soggetto alla morte, la integrità quindi da ogni male spirituale, e invece no, il peccato stesso lo corruppe dalla sua integrità, la immunità da ogni malattia, invece no, diventa soggetto al freddo, alle malattie, al dolore, e il quarto, la scienza infusa. Tutte le cose create che erano collegate come da fili di luce alla sua mente, alla sua volontà, alla sua memoria, è come se lui dalla testa ci avesse mille raggi che erano collegati uno con ciascuna cosa creata, e ciascuna cosa creata tramite quel raggio divino di scienza infusa gli mandava il nutrimento, la conoscenza, la grazia divina, e lui si pasceva, quindi restava praticamente inondato tramite questi raggi, questi canali di luce della scienza infusa. Lui comprendeva in ogni istante come e quanto Dio lo amava in quel modo speciale in ciascuna cosa creata. Era praticamente, lui era bombardato di amore, completamente bombardato. E invece una volta che lui peccò è come se avesse tagliato quei cavi, e ci fu un blackout, quei cavi di luce tagliati, mi piace a me pensare, di venere sui capelli che caddero giù, e quindi tutti sul volto a farlo cieco, e quindi la conoscenza infusa che era la sua gioia divenne un ricordo amaro, e quindi anche quella si trasformò in dolore per lui, perché diceva io già il dolore per Adamo, dice un altro punto, già il dolore di pensare a quello che aveva, a quello che era, lo rendeva muto, gli dava un dolore incredibile pensare a quello che era stata la sua vita e quello che aveva perso,
e quindi questo dolore lo rendeva muto e gli impediva di parlarne agli altri, ai suoi discendenti, ai suoi figli. Non soltanto il dolore gli impediva di parlarne, ma anche la necessità, il fatto che lui non poteva comunque trasmettere quello che aveva perso e quindi non vi era alcuna ragione, necessità di doverne parlare, e soprattutto perché questo costituiva un dolore, uno strazio ancora più grande. Quindi vediamo che anche i doni preternaturali della scienza infusa, della immunità, della integrità e della immortalità si trasformarono in dolore, condanna per lui. Quindi dal punto più alto si scende al punto più basso, con non fare la volontà di Dio. E tutte le cose create che danno nutrimento, che danno sicurezza, che danno assistenza, si trasformano in minacce, si trasformano in paure. È lo stesso che accade oggi, in cui la natura si è rivoltata contro l'uomo, quindi anziché avere il conforto e la gioia del vento, soffriamo gli tsunami, e la stessa natura da portatrice di amore e di volontà divina diventa portatrice di terrore e di spavento, ma non per causa sua, ma per causa nostra, che stiamo fuori dalla volontà di Dio. Quindi dal punto più alto al punto più basso, senza mediazioni, senza mezzi termini. Ci siete? Il momento terribile della caduta da Adamo, ci siamo. Volume 27, ottobre 7 del 29. Stavo facendo il mio giro per seguire gli atti del Fiat divino nella creazione. E giunta nell'Eden, mi sono fermata nell'atto quando l'uomo respinse la volontà divina per farla sua. Oh, come comprendevo bene il gran male di fare l'umana volontà. E il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, certo che fu terribile il momento della caduta d'Adamo. Come respinse il nostro volere divino per fare il suo, il nostro Fiat stava in atto di ritirarsi dal cielo, dal sole e da tutta la creazione per risolverla nel nulla. Perché colui che aveva respinta la nostra divina volontà non meritava più che il nostro Fiat mantenesse l'atto continuo di creazione e conservazione in tutta la creazione, fatta per amore dell'uomo e data a lui come dono dal suo creatore. Se non fosse stato che il Verbo Eterno avesse offerto i suoi meriti previsti del futuro Redentore, come li offerse per preservare la Vergine Immacolata della colpa originale, tutto sarebbe andato in rovina. Il cielo, il sole si sarebbero ritirati nella nostra sorgente e ritirandosi la nostra divina volontà, tutte le cose create perderebbero la vita. Ma presentandosi il Verbo manato innanzi alla divinità e facendo presenti i suoi meriti previsti, tutte le cose stettero al loro posto. E il mio Fiat continuò la sua opera creatrice e conservatrice, aspettando la mia umanità per farmi il dono legittimo che meritavo. Tanto vero che si fece solenne promessa all'uomo, dopo la sua caduta, che sarebbe sceso il futuro Redentore per salvarlo, affinché pregasse e si disponesse a riceverlo. Tutto fece la nostra volontà e con giustizia teneva diritto su tutto. L'uomo, col fare la sua volontà umana, gli toglieva i suoi diritti divini, perciò non meritava che il sole le desse la luce, e come la luce lo investiva, si sentiva strappare i diritti della sua luce. Ogni cosa creata, che prendeva e godeva, erano tanti strappi che gli faceva. Se non fosse per la mia umanità, per l'uomo tutto era perduto. Perciò il non fare la mia divina volontà racchiude tutti i mali e fa perdere tutti i diritti del cielo e della terra. Il farla racchiude tutti i beni ed acquista tutti i diritti umani e divini. E questo fa vedere come il terribile momento della caduta di Adamo, ma diciamo che l'intervento di Dio è immediato, è istantaneo, e
in quel momento entra in campo il verbo di Dio che presenta già i suoi meriti previsti. Questo vuol dire che ovviamente Adamo prima della caduta non conosceva i meriti del Redentore e quindi gli atti penanti della divina volontà nel verbo incarnato, ma vi dovevano essere assolutamente, perché se erano meriti previsti nel tempo, sono meriti attuali nell'eternità. Quindi è chiaro che le pene di Gesù, le sue sofferenze, tutti gli atti della redenzione esistono ab eterno ed entrano in campo per fornire nel tempo immediatamente già una promessa di redenzione istantanea nel momento della caduta. E quindi il verbo non ha perso un istante, e già la promessa di quella redenzione venne fatta in virtù delle pene inaudite dell'umanità del verbo incarnato. E quindi il Cristo è crocifisso ab eterno, e ab eterno è redentore e salvatore, è immediata l'intervento della redenzione, della promessa di redenzione in virtù dei meriti previsti del redentore, previsti nel tempo ma attuali ovviamente già nell'eternità. Quindi Dio sapeva che Adamo avrebbe peccato, scusa. Certo che lo sapeva, ma non per questo non ha ritirato, esattamente lo stesso come fa Gesù, dice io sapeva, ovviamente Adamo è salvo, anzi non solo è salvo, Adamo è santo, Adamo è santissimo, in virtù dei primi atti del primo periodo di vita di Adamo, fatti nell'unità della luce della divina volontà, la santità di Adamo in cielo e la sua gloria in cielo è la grande sconosciuta. Ma voglio dire, anche nei confronti di Giuda Gesù sapeva che si sarebbe perso, ma non per questo non ha fatto tutto il possibile immaginabile fino a metterci in ginocchio ai suoi piedi pregandolo, implorandolo di non perdersi. E quindi sì, Dio aveva tutto, Dio ha tutto nell'eternità, ma nel tempo può agire a seconda delle disposizioni delle creature, e quindi il suo piano è rispetta completamente la libertà umana. È chiaro che qui nessuno già può dà luogo alla modifica da parte dell'uomo volendo, no? Dio gli dà questa possibilità. Esatto, per questo quando la nostra Madre Santissima dice pregate perché io posso, ecco, come si svolgono le cose poi, le modalità, il tempo, dipende dalla disposizione delle creature. Quando a Medjugorje, per esempio, la Madre Santissima, la Madonna, aveva chiesto preghiere e digiuno, e pare che a Medjugorje non è che l'avevano preso tanto sul serio, lì poi scoppiò la guerra. E i veggenti dissero, vedete, proprio perché noi non abbiamo risposto immediatamente, è scoppiata la guerra in Bosnia e tutto quanto quello che è successo, e lo stesso pure i castighi di oggi. E dice Nostra Madre Santissima, se voi non mi obbedite, io non vi posso aiutare. E quindi è l'umanità che si tira i castighi e si tira i ritardi, diciamo, ma per Dio il ritardo non vuol dire niente, perché lui nell'eternità tutti i tempi, tutti i secoli sono un solo punto, la sua opera eterna è perfetta, nella sua opera eterna ci sta tutta la gloria, ci sta tutta la riparazione, ci sta tutto, però noi creazione ne dobbiamo fare parte, dobbiamo riceverne il frutto e dobbiamo, come primo obbligo della santità, quello il dovere, e dobbiamo ritornare, ricambiare. Finché questo non avviene, e non avviene nei modi compiuti e perfetti nella divina volontà, l'opera di Dio non si compie nel tempo, anche se è già presente nell'eternità. Quindi Dio nel tempo ad extra ha le mani legate, dipende dalla creatura, dipende dal nostro libero arbitrio. E anche se ad intra tutto è perfetto tra le divine persone, ad extra, dove necessariamente la Santissima Trinità sbocca il suo amore, lì il suo amore è talmente grande che dipende dalla sua creatura, dal libero arbitrio dell'uomo. Mm-hmm.
Quindi Dio ci dà Dio e noi dobbiamo dare Dio a Dio, quindi anche in tutto quello che ci fa conoscere di bene e di male. Sì. Anche per responsabilizzarci, sennò voglio dire, noi qui dobbiamo pure darci da fare, no? A costa di quel Signore. Assolutamente, sarebbe come la differenza per una mamma di avere un figlio piuttosto che di fare una torta. Cioè, noi, la mamma, ecco, il figlio c'ha una libera volontà intelligente, per la mamma ricevere l'amore del figlio è una gioia infinita piuttosto che la torta che gli viene bene, ma la torta non gli dice niente. E quindi Dio fa opere, ma vuole ricevere vita, vuole ricevere se stesso, un amore libero, intelligente, esattamente come il suo, puramente libero. Ovviamente Dio poteva dire, io potevo evitare tutti questi dolori, anziché fare un uomo che mi avrebbe causato al verbo incarnato tutte quelle pene, io potevo fare una torta, ce la mangiavamo e non succedeva niente, però Dio non ha voluto risparmiarsi questi dolori perché la gloria infinita di creare un altro se stesso, diciamo una copia fedele di se stesso e di dare libertà a quella copia di amarlo è infinitamente più grande. Quindi come dicevamo l'altra volta, è l'amore di Dio che grida più forte della gloria. La gloria diceva fai la torta che non ti farà nessun male e l'amore dice no, devo fare l'uomo e da lui dipenderà la mia gloria. Il sommo volere nel creare l'uomo stabiliva già tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature. Volume 28, volume 28, il 12 ottobre del 30. Il sommo volere nel creare l'uomo stabiliva già tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature. Figlia mia, il nostro sommo volere nel creare l'uomo stabiliva già tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature e si costituiva vita di tutti questi atti. Sicché non vi è atto umano che non tiene il suo posto nella nostra divina volontà. E quando la creatura compie ciascun atto suo, essa, la divina volontà, esce in campo d'azione nell'atto umano della creatura. Quindi rientra nell'atto di ciascuna di esse tutta la potenza e santità d'una divina volontà. Ciascun atto entrava nell'ordine di tutta la creazione, prendendo ciascuno il suo posto, quasi come stelle che ciascuna tiene il suo posto sotto l'azzurro del cielo. E siccome tutto fu ordinato e formato dal nostro Fiat divino nella creazione, e il nostro volere si trova in atto come se allora stesse creando tutta la creazione, perché in esso tutto è in atto, e l'atto della creatura entra nel suo atto e prendendo il suo posto stabilito da Dio si rinnovano gli effetti di tutta la creazione e l'atto umano entra nella corsa di tutte le cose create e vi tiene il suo posto distinto ed è sempre in moto nel moto divino per adorare e amare il suo creatore. Perciò l'operare della creatura nella nostra divina volontà si può chiamare il campo fecondo e divino della nostra stessa volontà, del piccolo campicello della creatura. Ecco il posto dove Dio doveva continuare la sua creazione, non creazione materiale, ma creazione spirituale e divina, cioè quella degli atti e nella divina volontà. Quindi Dio non ha smesso di creare, ha finito la creazione materiale, ma deve continuare, continua fino a compimento, deve creare gli atti nella divina volontà. E qual è il campo fecondo? È la creatura. Comunque sono già tutti esistenti questi atti, sono stati già creati. In Dio sono tutti, già ci sono tutti, nel verbo incarnato ci sono tutti, ma quanti ne abbiamo presi noi come vita nostra? Allora, in Dio tutto è compiuto, in Cristo Dio trova tutta la sua compiacenza, non manca un singolo atto. Luisa, come
capostipite del regno della divina volontà, pure tutti li ha fatti, tutti stanno fatti in una creatura. Quindi Gesù ha ricevuto la gloria, Dio ha ricevuto la gloria di tutti gli atti divini ora prefatti nella creatura come vita. Ma io quanti ne ho ricevuti di questi? Allora il nostro procedere, il nostro essere seconda generazione dei figli della luce, figli della divina volontà, è in che misura io mi innesto in questi atti, e questi atti che sono tutti completi, fatti divini, perfetti nel Verbo incarnato, Maria Santissima e Luisa, io me li prendo come miei, come vita mia, e questa è la variabile del mio voler vivere nella divina volontà. Entrando nell'atto unico, prendendo i triplici atti. Entrando nell'atto unico, entrando in umanità di Cristo e facendo tutti gli atti nostri, fatti nella divina volontà. E quindi non solo poi chiamare la divina volontà negli atti nostri umani, ma dire negli atti della divina volontà, della creazione, della redenzione, delle. Partire dai primi atti, Gesù, Maria e Luisa. Fatti dalla divina volontà. Questo che forma è la formazione in noi della vita della divina volontà. Questo lo vediamo dall'inizio, questo degli atti primi. Ma questo sta sul volume 21, comunque, praticamente nel 2030. Gli atti triplici sì, perché appunto Luisa col dover fare tutti i suoi atti nella divina volontà doveva mettere il terzo suggello della Trinità in terra, cioè Maria, Gesù e la creatura, Maria, Gesù e Luisa. Sì, lo capisco, però non è che ogni atto che noi facciamo per Dio viene a mangiare in me, viene a parlare, possiamo fare gli atti triplici, cioè. Ma certamente, un atto, noi non facciamo niente, ma ogni atto fatto nella divina volontà, essendo la divina volontà che opera, essendo la volontà di un Dio uno e trino, ogni atto che fa la divina volontà è un atto uno e trino, e quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi per definizione, per necessità, per giustizia assoluta, ogni atto che noi facciamo nella divina volontà è un atto triplice, è un atto triplice. Allora se noi lo sappiamo, questo prende vita in noi, se noi non lo sappiamo, non lo crediamo, non prende vita in noi, però è un atto uno e trino, perché è l'atto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è l'atto di Gesù, di Maria e di Luisa, e quindi ogni atto della divina volontà, così come è una volontà di un Dio uno e trino, ogni atto è uno e trino. Bene, è una nuova conoscenza. Ah, bellissimo. Allora, è importante, perché se non hai ogni conoscenza che noi abbiamo della divina volontà, servono ce n'altre leggere, ogni conoscenza che noi abbiamo, ogni conoscenza che noi acquistiamo arricchisce i nostri atti di valore e di effetti. Proprio questo servono le conoscenze. Allora non è che noi ci fermiamo qui e le diciamo no, ogni volta che bello che questa proclamazione, una nuova conoscenza, benissimo, questa nuova conoscenza arricchisce tutti i nostri atti, anche passati, presenti e futuri, di nuovo valore e di nuovo effetto. Quindi, come dice Gesù, è come se il sole della divina volontà nella tua anima diventasse più grande la sua circonferenza e i suoi raggi arrivano più lontano, in virtù di questa nuova conoscenza. E quindi diciamo, Gesù, vieni, vieni divina volontà, vieni a fare il tuo atto uno e trino, il tuo triplice atto, con il suggello della potenza del Padre, della sapienza del Figlio, dell'amore e dello Spirito nell'anima mia. Ogni tuo atto in me, anche se sto facendo un uovo strapazzato, è atto e trino. Quindi Maria Corredentrice siamo il tema, no? Maria Santissima abbracciò tutti gli atti di volontà umana di tutte le generazioni. Pagina 16, pagina 16, dal volume 16, il 6 dicembre del 23. Per fare che il volere del cielo scenda sulla terra, è necessario che tutti gli atti umani siano suggellati e smaltati di atti di volontà divina. Signora Luisa, mi sembrava che Gesù prendesse la mia anima fra le sue mani e la gettava a volo nell'immensità della sua volontà, dicendomi:
la neonata della mia volontà. Nella mia volontà sei nata, in essa voglio che viva. Vola, vola nell'eterno volere. Compi il tuo ufficio. Vedi che c'è da fare tra la divinità e le creature. Gira per tutte le generazioni, ma sempre nel mio volere, altrimenti non le troverai tutte. Ed amando, operando, riparando, adorando per tutti, ti porterai innanzi alla Maestà Suprema per darle tutto l'amore e gli omaggi di tutti e di ciascuno, come vera figlia primogenita del nostro volere. Io prendevo il volo e Gesù seguiva col suo sguardo il mio volo. Ma chi può dire ciò che facevo? Nel suo volere trovavo tutto l'amore che la sua volontà doveva dare alle creature, e non prendendolo esse, stavo sospeso aspettando che fosse preso. Ed io lo facevo mio, e investendo tutte le intelligenze create, formavo per ciascun pensiero un atto d'amore, di adorazione e di tutto ciò che ogni intelligenza doveva dare a Dio. Ed abbracciando tutto in me, come se tutti mettessi nel mio grembo, prendevo la vita, la volta del cielo, per portarli in grembo dal celeste Padre, e gli dicevo: Padre Santo, vengo al tuo trono per portarti nel mio grembo tutti i tuoi figli, le tue care immagini da te create, per rimetterli nel tuo grembo divino, affinché quella volontà da essi spezzata tra te e loro, tu la vincoli e la rannodi di nuovo. È la piccola figlia del tuo volere che ciò ti chiede. Sono piccola, è vero, ma prendo l'impegno di soddisfarti per tutti. Non mi partirò dal tuo trono se non mi vincoli la volontà umana con la divina, e portandola in terra venga il regno del tuo volere sulla terra. Ai piccoli nulla si nega, perché ciò che chiedono non è altro che l'eco del tuo stesso volere e di ciò che vuoi tu. Onde, dopo mi portavo da Gesù, che mi aspettava nella mia stanzetta, e lui mi diceva: piccola mia, per fare che il volere del cielo scenda sulla terra, è necessario che tutti gli atti umani siano suggellati e smaltati di atti di volontà divina, affinché il supremo volere, vedendo che tutti gli atti di volontà delle creature sono cosparsi dalla sua volontà, attirato dalla calamita potente del suo stesso volere, scende in terra e vi regna. Da quanti secoli? A te dunque è stato dato questo compito come figlia primogenita del nostro volere. Sappi che per attirare il Verbo e farlo scendere dal cielo, la mia mamma prese questo impegno di girare per tutte le generazioni e, facendo suoi tutti gli atti di volontà umana, lei vi metteva il volere divino e teneva tanto di questo capitale del volere supremo da sorpassare tutto quello che dovevano tenere tutte le creature insieme, ed ogni giro che faceva in esse moltiplicava questo capitale. Onde io, Verbo Eterno, vedendo che una delle più fide delle nostre creature con tanta grazia ed amore aveva cosparso tutti gli atti umani col volere divino, prendendo a petto suo ciò che ci voleva per fare questo, e vedendo che nel mondo c'era il nostro volere, attirato, scese dal cielo. E invece, siccome ci insegna pure negli scritti che noi dobbiamo prendere, non so, i pensieri di tutte le persone, e insieme con Gesù ci innalziamo ai piedi della Maestà divina, al suo trono, mettiamo tutti i pensieri buoni e quelli cattivi riparati con la liberazione di Gesù, e poi li riportiamo nelle menti di tutte le creature. Allora, se invece di quest'atto fatto in questo modo possiamo dire e copriamo, smaltiamo e suggeriamo gli atti di divina volontà tutti i pensieri di tutte le creature e di tutte le generazioni, cioè è la stessa cosa o dobbiamo fare tutti e due i modi o questo?
Perché Gesù ha usato 36 volumi? È proprio per dircela in tutte le salse. Allora, in un modo, un altro modo, vi ricordate quando diceva voglio il passeggio dei tuoi pensieri in tutte le creature? Poi parla delle informazioni come fossero degli stampini. Adesso parla di smaltare. Poi parla del volare. Allora, noi possiamo fare questo giro utilizzando le nostre facoltà, l'intelletto, la memoria, la volontà, e vedendo come anche Luisa lo faceva in mille modi diversi quest'atto, però è la stessa cosa, come dici tu, possiamo dire smaltare tutti, mettere il suggello, passeggiare, rifare, ecco, possiamo utilizzare tanti termini che però li possiamo utilizzare proprio in virtù del fatto che abbiamo capito quello che stiamo facendo. Allora più capiamo quello che stiamo facendo e più possiamo utilizzare termini infiniti, diversi, perché la parola è figlia dell'atto, la parola e l'atto vanno uniti, non è che sono separati. Allora più abbiamo conoscenza e più sentiamo la dimestichezza di poter utilizzare anche delle parole diverse, dei pensieri diversi, proprio come Gesù ha fatto con Luisa: passeggia con i tuoi pensieri sui pensieri di tutte le creature, sulle pensieri porta le tue informazioni come fossero degli stampini, adesso smaltali, e poi la pioggia, e poi il tuo bacio, e poi il tuo ti amo, e poi il tuo rifare, la tua riparazione, fatte e dette in mille modi diversi, perché proprio ci sta a vedere, a far denotare quanto infiniti sono il valore e gli effetti della divina volontà nella creatura. E quindi la risposta alla tua domanda, sì, è la stessa cosa. Ho capito, alcuni sono più veloci, capito? Secondo... Ma quanto è bello, invece di fermarsi ad una formula, quanto è bello poter leggere un capitolo, acquistare una nuova coscienza e fondersi nella divina volontà in modo diverso, alla luce di quella nuova espressione, senza dover per forza fare la struttura degli atti sempre allo stesso modo. Questo sì, questo ci aiuta nella costanza, ma quanto è bello arricchire i nostri atti alla luce delle nuove conoscenze. Questa è la cosa fondamentale. No, l'unica cosa che ho detto è appunto che quanto è bello poter arricchire i nostri atti, farli in modi sempre nuovi, sempre diversi, alla luce di nuove conoscenze acquisite. E quindi potremmo stare qui nel cenacolo per tutto il resto dell'eternità e ancora trovare nuovi modi, nuovi termini, nuovi esempi, nuovi atti, nuovi modi di esprimere anche col linguaggio gli atti fatti nella divina volontà. E quindi è bello poterli arricchire, perché con queste nuove immagini che ci dà Gesù, che non sono delle immagini a due dimensioni morte, ma sono degli atti vivi, ci servono ad arricchire in noi la vita della divina volontà. Se io penso allo smalto, se io penso che giro in tutte le creature e questi atti li rendo lucenti, smaltati, allora la mia immaginazione, l'intelletto, la memoria, la volontà sono arricchiti da questa nuova, da questo nuovo atto che prende luce, che prende forma, e sono più ancora incoraggiata a continuare quest'atto. E quindi lo possiamo esprimere e fare in tanti modi diversi, infiniti modi, oserei dire, perché infinita è la divina volontà, infiniti sono i suoi effetti, il suo valore.